Ciao a tutti, io sono Sonia e nel video di oggi, come potete vedere già dall'anteprima del mio desktop, siamo sul sito innominabile. E oggi sì, oggi faremo un po' di shopping. Avevo caricato la bellezza di 22 euro per una questione che dovevano essere 20 euro e non capisco perché mi ha mangiato quasi 4 euro. E quindi niente, oggi abbiamo 18,87 euro, ma perché ragazzi non sono solamente miei, ma qualche effo mi ha detto: senti, non è che per caso mi compreresti anche a me qualche pet? E quindi oggi andremo a comprare un po' di cose sia per noi che anche per i miei elfi. Giustamente li devo pagare, ragazzi, cioè non lavorano gratis. Quindi ci tengo a precisare una cosa mentre sto parlando appunto degli elfi, che ragazzi molti di voi mi hanno detto: posso essere un tuo elfo, posso aiutarti, eccetera eccetera. Ragazzi, no, vi ringrazio con tutto il cuore, vi ringrazio, e voi mi aiutate quando mettete mi piace ai video, quando commentate sotto, quando invitate qualche amico a iscriversi, quando guardate i miei video. In quel modo voi mi aiutate veramente tanto e vi ringrazio davvero. Siamo arrivati quasi a 2000 iscritti ed è tutto grazie a voi, quindi non c'è bisogno che mi offrite il vostro aiuto per fare i pet, per darmi pet. Ragazzi, io non voglio queste cose da voi, non sarebbe giusto. Gli elfi di cui io parlo, ragazzi, sono amici miei veri, cioè amici miei che vengono a mangiare qui, amici miei con cui io esco, sono parenti, ragazzi, sono miei parenti che mi aiutano per cercare di aiutarmi e portare contenuti sempre più belli qua sul canale, per avere cose interessanti tipo schiudere le uova, scambiare pet, già ne è uno. Quindi loro mi aiutano per aiutarmi con questo percorso di YouTube. Però non chiederei mai a voi iscritti di fare queste cose, quindi grazie mille, però capitemi, non è giusto. Quindi adesso, detto questo, andiamo avanti e direi di iniziare a fare shopping. Vi chiedo solo un secondo, ma in realtà per voi sarà veramente un secondo, perché devo chiamare uno degli elfi perché non mi ricordo che cos'è che voleva comprato. Quindi noi ci vediamo praticamente adesso, tra un secondo. Ok ragazzi, ho appena comprato i pet che voleva il mio elfo. Li ho già presi perché purtroppo queste cose, se non fai subito, se ne vanno, non sono più disponibili perché qualcun altro poi li compra. E sono due delle Winged Tiger, quelle là con le ali, nuovi, che non ci sono più, e due Nessie. In realtà un Nessie me lo sono presa io e un Winged Tiger me lo vorrei prendere pure io. Adesso comunque andiamo e faremo il nostro shopping insieme. Quelli là dovevo prenderli perché li ho bloccati appunto mano a mano che me li riceva. Allora, innanzitutto vorrei prendere qualcuno di questi Lunar. Sono quelli leggendari, vero? Spero di sì. 4, 5. Ne prendo 5 perché vorrei farlo neon. Allora, andiamo nel carrello e direi di comprarli subito. Spero di non aver sbagliato. Volevo prendere anche quelli là, qualcuno di quelli blu, perché sono veramente belli. Ne prenderò 5 anche di questi. Compriamoli. Vediamo se ce n'è altri. Mercato. Che è successo? Ho comprato troppe cose? Perché non mi fa più comprare? Non lo so, perché non me li fa. Ah, non posso più comprare per altri 15 minuti? Non lo so ragazzi, vabbè, facciamo una cosa, nel frattempo che aspetto io mi inizio a passare questi, così nel frattempo passano questi minuti. Quindi ci vediamo tra un po' e vi aggiorno. Allora ragazzi, per voi è passato un secondo, per me in realtà sono passate almeno 2 ore. Vediamo se riesco a completare. Volevo dirvi che nel frattempo mi sono ricordata e ho preso un altro Winged Tiger perché lo volevo io. E si è sbloccata la situazione, quindi penso che non posso comprare più di un tot. Comunque sono riuscita a passarmi già 2 animali. Ok, direi di continuare un attimino con lo shopping che è da fare assieme, e poi off camera mi passerò tutti gli animali e riprenderò, diciamo, poi vi farò vedere tutto quello che ho comprato alla fine. Quindi c'era una cosa che in realtà volevo comprare, che erano questi nuovi pet.
che tra l'altro io non ho ancora capito come si ottengono. Ragazzi, veramente io non ho capito come si ottengono. Questi qua, 73. Allora, ne prendo... ne vorrei prendere 3. Perché? Perché uno vorrei provare a scambiarlo. Perché siccome... non lo so se sono io un po' rinco che non ho capito come si ottengono. Ma secondo me potrebbe essere interessante... cioè, magari qualcun altro non sa come me come si fanno a ottenere. E magari... scambiano buone cose. Quindi volevo poi prendere delle pozioni ride, quindi 1, 2 e 3, e 1, 2, 3 pozioni fly. Ok, facciamo compra, poi vediamo se dobbiamo fare un altro giro di qualche pet e direi basta. Comunque vediamo un attimino cosa troviamo, perché con le pozioni fly e ride ci vorrei fare un video che vedrete successivamente tra qualche giorno, e quindi ne ho preso un paio. Ok, va bene ragazzi, ascoltate, ho preso queste altre cose, mi sembra che non dovevo prendere altro, poi lascerò, ci dovrebbero, guarda, intanto compriamo questo. Ho preso 2 palline normali, una pallina ride perché non ne avevo tante, e un golden cioncio perché vorrei regalarlo a una persona se riesco. Compriamo. No, non sono più disponibili. Quelli non sono più disponibili. Prego, no, il golden. Vediamo. Ah, solo uno. Va bene, eliminiamolo. Va bene, intanto compriamo questi. Ok, perfetto. Va bene, basta ragazzi. Direi di andare. Vediamo. Vabbè. Io adesso mi passo il tempo, mi passo tutte queste cose e ci rivedremo tra un po' con tutti i pet effettivamente finiti. Ascoltate ragazzi, tra questi che ho comprato, restate alla fine se vi interessa sapere quale, ce ne sarà uno destinato a voi. Non è il Golden Cioncio che ho detto che volevo regalare a qualcuno, quello è per una persona specifica. In realtà tra questi pet ne ho comprato uno per voi. Perché non so se voi venite qui da un precedente video dove appunto dicevo che avrei fatto un contest dove chi indovina, perché chi non lo sapesse, in questo momento io sono in dolce attesa. Vediamo se si vede la pancia, se riesco a farvela vedere. Non so se si vede. C'è il microfono. Ecco qua, questa è la mia pancia, sono così nel 5º mese. E volevo fare un gioco con voi. Chi indovina il sesso del bambino? Dico bambino generico, ok? Non sto parlando al maschile, nemmeno al femminile. In generale, chi indovina il sesso del bambino vincerà un pet che vi dirò tra un po'. E vi spiegherò anche come fare, però le regole diciamo che saranno nel prossimo video, dove appunto sarà il video dedicato a questo contest. E quindi restate fino alla fine se siete curiosi di sapere quale pet e come vincerlo. Ragazzi, sono le 7:15. Le 7:15! Non riesco ad andare avanti. Allora, quando ho staccato, perché vi ho detto che avrei fatto tutti i passaggi io da sola, erano circa le 2. Adesso sono le 7 e non riesco, è proprio un casino. Adesso farò una cosa, entrerò nel gioco qui su quest'altro profilo che uso per fare questi tracchigi e vi farò effettivamente vedere. Niente ragazzi, io non lo so, non so che cosa sta succedendo, è proprio il profilo il problema. Niente, ma come fai a entrare? O forse perché sta facendo questo passaggio? Comunque, non riesco più a entrare. Ora, non sono allarmata più di tanto perché mi è successo con altri pet in passato e sono riuscita a risolvere semplicemente entrando il giorno dopo. Scusate la mia ciabatta che cadeva. Adesso però, siccome appunto sono le 7:20, sta per arrivare la cena che abbiamo ordinato e io ho fame, volevo chiudere il video e quindi vi dirò che uno di quei pet che avete visto che io ho comprato è per voi.
e faremo un contest, come vi ho detto prima, in un video che uscirà successivamente, lo capirete dal titolo, perché appunto ci sarà scritto pet gratis per voi, un regalo per voi, indovina il sesso del bambino, qualcosa del genere, e quindi capirete che quello è il video. Adesso non ve lo dico che pet ho preso, lo scoprirete a sorpresa direttamente nell'altro video. Io cercherò di andare avanti, se non riesco entro stasera, magari dopo cena ci riprovo, intanto qua chiudo un attimo, e se no riproverò domani mattina effettivamente. E niente, dico, non sono preoccupata, ripeto, perché mi era capitato già in passato e avevamo risolto semplicemente collegandomi poi il giorno successivo. Speriamo che sia anche così adesso, ma mi sta dando tanti problemi, forse ho preso troppi pet tutti in una volta, non lo so, va bene. Vi aggiornerò comunque nel video successivo. Se questo video vi è piaciuto lascia un mi piace e commentate sotto facendomi sapere se anche a voi è successa una cosa simile e come eventualmente avete risolto. E io già so che in anticipo mi direte è un sito affidabile, non lo so ragazzi, io finora non ho avuto problemi se non questo di che in un momento non mi funzionava e poi il giorno dopo si sistemava. E non inserisco la mia carta, ma la mia carta della banca che uso mi permette di generare una carta usa e getta con un codice inventato. Praticamente mi crea un codice come se mi creasse una carta, io gli scrivo l'importo che voglio fare in quella carta, lui mi genera questo codice, il codice segreto, e quindi io lo metto, ve lo sto dicendo perché molti me lo chiedete, io metto quei codici, quindi non mi vada a inserire la mia vera carta, ok? Quindi io faccio in questo modo, state sempre attenti, io vi consiglio di non inserire mai i dati delle vostre vere carte, quindi, e nemmeno quelle dei genitori, ragazzi, ecco, hai visto? Errore, il tempo è finito, e che ci posso fare io? Vi faccio vedere cosa mi era rimasto, visto che è finito. Questo lo togliamo. Allora, mi è rimasto da ritirare effettivamente. Qua avevo provato a venderlo per togliere il primo, perché volevo vedere se gli altri pet me li faceva. E mi mancava un'altra tigre alata. Le pozioni tutte, quindi non posso fare ancora il video. Speravo di farlo almeno per domani. E gli orsetti, sia quello leggendario che quelli là ultra rari. Niente, vediamo come si evolverà la cosa. Quindi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!